Ciao a tutti, benvenuti in prima dimostrazione di iMovie 0. Faccio con questo da iSight all'altro monitor, un videocast molto sofisticato. Allora, questa è l'interfaccia, vi faccio subito vedere la cosa più bella, schiacciando questo bottone. Già questo costa $10, sta feature. Allora, creiamo un nuovo movie e qua già mi dice nuovo progetto, widescreen, iPhone o standard. Facciamo standard. Vi provo a vedere, questo comunque come ha detto Steve Jobs non sostituisce iMovie quello vecchio, perché ha delle funzioni ma proprio basilari che non le ha. Poi non ha tutti quei video editing che puoi fare in iMovie, quegli effettoni, ne ha solo alcuni, però per me, per cose che faccio così, per me va bene. Ma una cosa che proprio ieri ho detto, ma porca puzza, vuoi che non ci sia? Allora, no, ve la faccio vedere. Innanzitutto si può selezionare, adesso ho settato che quando clicco mi piglia tutto il clip, perché non ho da fare molto editing qua. Qua potete vedere anche lo skimming. Ma la cosa proprio che mi ha deluso è che ho due clip, non li posso selezionare. Cioè, non c'è, almeno io non ho trovato modo di selezionare. Ho provato a schiacciare Shift, ho provato a schiacciare Option, o uno o l'altro, e quindi ho niente, ne avevo 50 da importare, ho dovuto selezionare uno, portarlo là, oppure schiacci questo qui, vai su là, oppure schiacci un clip e schiacci E, ci sono vari modi, alla fine facevo schiacciavo E, oppure non c'è modo, porca, di selezionare e dirgli questo è favorito. Vabbè, puoi selezionare questo. Questo cos'è? Favorito, neutrale. Oh no. Ah, me l'ha scancellato. No. Andù. Vabbè. Poi. Mettiamo che questo è il mio clipino. Clipino molto bello. La cosa che abbastanza mi piace è il controllo della qualità del video. Vabbè, lì. Mi fa auto. Mette a posto l'esposizione, questo mi piace, perché poi è in tempo reale, no? Non devi aspettare tipo iMovie, facevi una rivelazione e poi dovevi aspettare il tempo che lo calcolassi, invece così no. Ad esempio facciamo un video stile Matrix, verde. Oh no, sono nel futuro. Dan. Guarda, è fatto uno schifo. Vabbè, poi c'è un altro effettone in tempo reale, crop. Puoi croppare un filmato. Questo non l'ho ben capito come funziona, sinceramente. Ok, l'ha croppato, però forse dopo quando faccio il filmato mi fa solo sta parte qui, non lo so. Però questo si può fare, puoi ruotare il filmato, quindi se ritorno nella mia modalità skimming posso vedere che quel filmato lì è ruotato di 90 gradi o di pi greco mezzi, per noi amici matematici sofisticatissimi. E questo è molto bello per il tempo reale. Poi vabbè, si può fare, questo mi piace per fare il commento audio sopra in diretta, che questo iMovie non lo faceva. Poi si può regolare il volume, si può importare un jingles, ad esempio qua, o basta trascinarlo qui e lui è... Non c'ho l'audio attaccato. Oh, schimico. Ah, guarda che... Questo c'è il clip audio, lo puoi spostare. Non ha come iMovie la visione con il timeline così, no? Infatti all'inizio non ho capito bene come funzionava l'audio, però praticamente questa è la traccia audio, sopra c'è la traccia video, schiacci due volte, puoi regolare, fare il trim della musica, oppure se schiacci il tasto questo qua, puoi regolare il volume, che però se regoli il volume lì, non va a influire sul volume del parlato sopra, quindi va bene.
Poi allora io ho 4 clip, però questa merdiata non la voglio. Levo uno più. Ok, fammi sentire un audio un po' più lungo. Oh, metti lì, ecco, te lo fa direttamente, venuto verde, non si vede, ma è venuto una specie di background dietro verde, no? Poi, funzionalità, ad esempio, sì, c'ha le transizioni, ma ne ha pochissime, ne ha solo 12. Una stronzata, vale. Poi, questo qua, per creare il titolo, ce ne sono alcuni carini, questo, ad esempio, mi piace. Oh, basta che lo trascino sopra. Viene sopra una specie di etichetta dove puoi dire ah, lo voglio da qui a qui, lo voglio da qui, voglio qui, lo trascini, dopo scambi, voglio bla bla bla, 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 bla. Ok, dopo te lo fa così, poi puoi inserire una foto, puoi inserire l'audio e vedi, non hai quegli effetti che avevi in iMovie, mi sembra, no? Vedo che c'è qualcosa che mi sono perso. Poi la cosa molto bella che mi piace è che puoi. Ah, una cosa che proprio mi. Cioè, non ho capito. Cioè, non c'è il salva. Forse lui. Cioè, la. Ad esempio, anche se avete il Lightroom, no? È un programma che non ha il salva. Cioè, ma ok, capisco che. Non lo so. Però non ha il stesso salva. Registra in automatico. Allora, niente, praticamente la cosa che mi piace molto bella è si può esportarlo in media browser, YouTube, Mac, però mi piace YouTube, perché YouTube ti viene tutte le cose che devi inserire e poi lo puoi esportare 480x360 e 6x480. 6x480 ho provato una volta, infatti ci mette molto di più, ovviamente, però non ho notato differenza, devo... Guardarci. Oppure si può esportarlo, però la cosa che mi piace è che hanno fatto questa cosa abbastanza facile, perché prima bisognava andare in iMovie, poi c'erano tutti i parametri, cioè si andava in QuickTime, c'erano i parametri HF, TTT, GGG, la la la. Invece adesso è molto più semplice, voglio Tini, schiaccio Tini, voglio mobile, lo schiaccio medium e large, poi ti fa vedere che large va bene per i TV, medium va bene per i TV, però mobile non va bene per TV, però quindi ti fa vedere se vuoi esportarlo per Apple TV o iPhone, iPod, con un semplice grafico. Questo è molto bello. Poi dopo, però c'è un'altra cosa da dire, no, mi piace sì esportarlo direttamente su iMovie, però vorrei anche avere una copia, quindi... Quindi ieri sera ad esempio il film l'ho spettato direttamente su iMovie, però adesso vorrei anche una copia fisica, quindi mi toccherà rifare un doppio lavoro. Poi altre cose, ecco qua siamo sempre nel coso, regolazioni, il crop non l'ho capito bene, vediamo tutto video, ah no, questo è per caricare la cam. Ah, tutto il video ho visto una cosa molto bella, no? Facciamo un test. Vengono le icone anche nel full screen. E puoi fare lo skimming anche in full screen. Un video registrato con una fotocamera. Proprio scarso, però. Molto pericolo. Però è tutto, altre cose non ho. Poi puoi esportare in Final Cut XML, ma non so fare tanto quello. Transizione, titoli. E basta, per il momento è tutto. Ciao a tutti!